Partita non bella tra il Doglia 70 e il Domus de Maria 95 che si sfidano per il campionato di seconda divisione del torneo WISP. Sulla carta sarebbe dovuta essere una gara relativamente semplice per il Domus de Maria che lotta per salire di categoria e possiede un blasone ben più noto di un Doglia 70 generoso, arrembante, ma che naviga nella parte medio-bassa della classifica. Il Doglia 70 scende in campo con Puzzu, Spanu, Asunis, Konku, Massa, Boi, Azza, Zucca, Lai, Fadda, Usai. Risponde il Domus de Maria 95 con Marongiu, Loi, Anju, Skonju, Kessa, Konju, Urru, Kambedda, Secci, Urru, Sizia. Inizio gara spumeggiante per il Domus de Maria che pratica un pressing asfissiante ma non riesce a costruire palle gol con azioni rilevanti. Le uniche occasioni sono su calcio piazzato che però non hanno l'effetto desiderato e non impressionano più di tanto il portiere Puzzu. Su contropiede il Doglia 70 cerca di fare male e su iniziativa personale di Usai si affacciano nella porta difesa da un ottimo Marongiu che para funambolicamente il tiro della punta doglianovese. Su calcio piazzato al 28esimo minuto del primo tempo sfiora il gol il Doglia 70 con una deviazione del solito Usai che manda di poco al lato della porta mariese. Ancora su palla inattiva il Domus de Maria 95 cerca inutilmente di passare in vantaggio ma vuoi la scarsa precisione, vuoi un ottimo Puzzu, la palla non vuole saperne di entrare. Il secondo tempo si apre con il Doglia 70 alla ricerca del colpaccio che entra con maggiore mordente e sfiora il gol con l'onnipresente Usai che però non indovina la traiettoria che si spegne al lato. Un'ennesima punizione degli ospiti e un timido tentativo del Doglia chiudono una gara noiosa, priva di gol e di emozioni degne di nota. Allora, mi trovo qui con il signor Pisano, allenatore della Domus de Maria. Volevo farle una domanda. Il Domus de Maria oggi aveva le frecce un po' spuntate. La sosta è stata un po' deleteria, vi ha arrugginito oppure avete sottovalutato l'avversario? No, assolutamente. Noi non sottovalutiamo nessun avversario, solo che abbiamo iniziato male la partita perché eravamo 2 settimane fermi. Quindi abbiamo iniziato male, non siamo riusciti a sbloccare la partita mettendo dentro qualche occasione e ce la siamo trascinata sino alla fine. Mi dispiace per i ragazzi e per tutta la squadra che non siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Un'ultima domanda, abbiamo visto che il vostro attaccante rimaneva un po' troppo solo, è una questione di distanze tra i reparti oppure vi mancava qualche pedina? Allora, ci mancava l'altro attaccante che purtroppo è uno, il migliore anche che abbiamo di attaccante, Mattia Mucci, perché è stato infortunato con l'ultima partita con il Real Cucina, lesionato i legamenti e quindi oggi ci mancava, ma si vedeva proprio che è un attaccante di peso. Bene, ci troviamo con il signor De Sì, vice allenatore della Doglianova. Tanto pressing, tanto agonismo, ma scarsa concretezza. Oggi vi è mancato solo il gol. Infatti, però la squadra si è mossa bene, ha spinto abbastanza. Con questa squadra gli avversari erano veramente forti. Comunque, non abbiamo demeritato. Vabbè, il pareggio. Bene. Siamo contenti così. E visto la prestazione che avete fatto con una squadra blasonata come il Domus de Maria, mi viene da chiederle quali sono le vostre mire per il proseguo del campionato. Le nostre mire sono sempre le stesse: divertirci e andare avanti. Adesso ci andiamo in sede, ci beviamo la birra e siamo tutti contenti. Perfetto, e siamo contenti tutti. Grazie mille e complimenti. Arrivederci.